Arturo Brachetti, questa sera Lauro Rossi ci ha presentato il suo nuovo libro. E una domanda, uno slogan da lasciare ai ragazzi come invito a leggere il libro? Beh, l'invito è quello di leggere tutti i libri, da Topolino all'Ulisse di Joyce, cioè, perché leggere, meno male che adesso con i messaggini su internet uno ricomincia a leggere delle cose, però a parte quello, leggere è importante, quindi anche perché se poi questo software, queste cose qua nostre, tutte le app spariscono, un giorno c'è un grande buco in internet, nelle comunicazioni, non ci restano solamente più le vecchie foto, quelle stampate e i libri. Quindi è importante leggere. Leggere perché più che vedere a volte i film, la lettura lascia spazio alla tua fantasia di riempire i personaggi, riempire le emozioni, riempire i luoghi. È un grandissimo esercizio, quindi leggere serve. Io leggevo spesso prima di andare a dormire, ancora adesso. Non devo leggere un libro troppo interessante, sennò poi dopo mi tiene sveglio e quindi va a finire che passo mezz'ora, tre quarti d'ora davanti al libro e non dormo più, oppure poi alla fine mi leggo un mezzo Topolino e mi addormento. Oppure leggere quando si viaggia, in treno. Leggere è importante. Da, come dici, sul palco non è la prima volta che viene a Macerata? O nelle Marche? No, in Macerata, io sono stato prodotto dalla Compagnia dell'Arancia di Tolentino per 3 anni e quindi conosco benissimo Tolentino, Macerata e tutte le Marche, tutta la rete di teatri di questa zona bellissima dove purtroppo si mangia benissimo e io che sono a dieta faccio un grande sforzo appunto per mantenere il riso in bianco e la carotina. Curiosità artistica. Che travestimenti ti ispira la città di Macerata, il suo stile medievale? Beh, io vedrei bene, sto pensando, un diavoletto, uno di quelli che sta attaccato alle cattedrali, anche se sono un po' del nord, quelli che stanno attaccati ai tetti scolpiti. Mi vedrei bene, un diavoletto divertente però. Grazie mille, Renzo. Possiamo? Renzo Giovanni, Arturo, sono sempre io. Questo è Arturo, invece Renzo è lo sfigato che sta sotto. Ciao.